datevi da fare, e vi ringraziamo naturalmente anche noi. E intanto annunciamo fra poco a Radio 2 Days in diretta un cantautore italiano davvero unico. Radio 2 Days, 19:04 minuti, Johnny Cash, Get Rhythm, inconfondibile il suo stile country. Chissà se piacerà al nostro prossimo ospite, lui lo chiamano il giudice rock, si chiama Gennaro Barone, magistrato della Procura di Pescara. Buonasera e benvenuto, dottore. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, lei è originario di Taranto, ha condotto diverse inchieste contro la corruzione, le tangenti, alcune di queste hanno avuto anche come conseguenza indiretta, diciamo, la caduta di più di una di amministrazione comunale. Ecco, però questo impegno per la legalità non gli ha impedito di coltivare negli anni la passione per la musica come cantautore e chitarrista con la sua band Le Storie Infinite, dove sua figlia suona il piano. Ha anche pubblicato un CD, Sognare le cose impossibili. Il dottor Barone, oppure Gennaro, io non so lei come preferisce essere chiamato, forse solo col nome, come si fa con le rockstar. Preferirei Gennaro in questo momento, se Gennaro. Possibile. Bene. Allora, caro Gennaro, caro figlio, ci aveva abituato all'idea del magistrato scrittore, e lei apre nuove strade. Il primo. Ma cosa è nato prima, il magistrato o il musicista nel suo caso? Ma credo proprio il musicista, perché io mi occupo di musica da che ero ragazzo, insomma. Poi ho coltivato questa passione negli anni, a un certo punto della mia vita ho avuto la fortuna di incontrare degli amici con i quali proporci a un pubblico. Ecco, ma invece che storie racconta con le sue canzoni? Ma io penso che le canzoni debbano in qualche modo emozionare, quindi riuscire a farsi capire sentimenti nascosti che difficilmente altrimenti vedrebbero la luce. Le canzoni raccontano delle storie varie, a volte di amore, a volte di indignazione, dipende dallo stato d'animo del momento in cui viene l'esigenza di comporre. Qui direi che per capire meglio ed entrare nel mondo musicale di Gennaro Barone ascoltiamo un estratto da Sognare le cose impossibili. Perché quello che sogni è tuo, se davvero ci credi. Ciò che non vedi esiste, se ne sai le parole. Perché vita non è soltanto sole che nasce e che muore, ma occhi che leggi, ciò che proteggi, pensieri il loro colore. Siamo noi, siamo qui, siamo quelli che non si difendono. Molto rock, Sognare le cose impossibili. Beh, questo brano in particolare sì, è rock. No, e tra l'altro dicevo, sembra fatta apposta un po' per questi nostri giorni, che in realtà sono incredibili più che altro, no? Sognare le cose impossibili, ma forse anche sognare quelle possibili sembra diventato difficile. Beh, tutta la vita dovrebbe spingerci a sognare ciò cui aspiriamo, e quindi questo è il senso del brano. Non dovremmo mai smettere di sognare, secondo me. Bene, è un bellissimo auspicio che non possiamo non condividere. Gennaro Barone, nel suo ambiente, ricordiamo, lei è magistrato alla Procura di Pescara, com'è considerata questa sua duplice passione? Cioè, le sue inchieste, tra l'altro l'abbiamo detto, sono molto delicate spesso. Ecco, lei non teme che, insomma, le si possa sminuire, magari perché prima di inviare un avviso di garanzia, mi scusi, si è appena esibito in un concerto? Ma guardi, io so che le persone che mi stimano sono state contente che io sia riuscito a, come dire, a mettere fuori questa passione che avevo dentro. Poi le critiche naturalmente non cambiano mai, però io ho sempre vissuto la mia libertà senza timidezza, quindi sono appassionato del mio lavoro, appassionato di musica, e cerco di dare il meglio di me in entrambi i settori della mia vita.
se posso dire così. No, certo, certo che si può dire, è una cosa bellissima. E quindi a questo punto io mi concederà insomma di farle un po' una domanda che è anche una provocazione. Eccomi. Quindi Gennaro, a questo punto CSM o Sanremo o tutte e due? Ma fino a questo momento non credo di avuto una notorietà che ci consenta, a me e alle persone, i musicisti che suonano con me, di puntare così in alto. Sino adesso ci siamo esibiti quasi sempre per beneficenza nei teatri abruzzesi. Questo è stato il nostro impegno. È stato anche il nostro per beneficenza? Sì, è stato il nostro modo di prendere parte diversamente al mondo in cui viviamo. Abbiamo spesso fatto delle raccolte di fondi anche andate bene, insomma. Benissimo, allora le auguriamo di proseguire su entrambi i versanti della sua attività, svolti tutti e due in modo molto lusinghiero. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo, Gennaro Varone. Radio 2 Day. Radio 2.